Allora, questo pezzo ovviamente... Oh, ehi! Questo pezzo... Basta! Questo pezzo ve lo velocizzerò e... Questo pezzo... Nina! Questo pezzo ve lo Wow! 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 Vai! Salta! Salta! Non salta tanto! Salta! Salta! L'ho perso! Scusate! Ciao bimbi e ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovo video slime! Prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video! Incominciamo! Ah, non ve l'ho mai detto, ma iscriversi al canale è gratis, non si paga! Perciò, visto che vedo che guardate i video ma non vi iscrivete, e a voi non vi cambia nulla ma a me sì, iscrivetevi e renderete Barbara molto felice, molto happy! Allora, il video di oggi è un video di un super slime jiggly, ovviamente senza colla, con un prodottino che è facilmente reperibile come tutto d'altronde su Amazon, e si tratta della gomma di guar. La gomma di guar è un addensante alimentare. Io ho fatto biologia e ho usato già prodotti del genere, ma per fare terreni di cultura per i batteri, mentre questo viene utilizzato in cucina. Comunque, ve la linkerò giù nelle info box, perciò se volete andare direttamente a questo prodotto lo troverete giù qua come le papere. Per fare questo jiggly slime, non sono la prima né l'ultima, l'ho visto praticamente in tutti i canali di YouTube Italia, perciò non mi invento niente, l'hanno già portato tutti, ma lo voglio provare anch'io e perché non registrarlo? Ne ho tutto il diritto! Comunque, incominciamo subito. Per fare questo slime jiggly super acquoso ci servirà ovviamente l'acqua calda. Allora, intanto sto facendo l'aerosol. Poi andiamo a tagliare insieme questa busta. Sono un po' emozionata, mi piace fare gli esperimenti per la prima volta. Poi ci servirà un colino. Scusate, ma sono a casa della mia mamma e questo aveva. Mi ha detto la mia mamma: se non ti va bene vai a casa tua. Ha detto: va bene mamma, grazie. Partirei subito mettendo un pochino di bicarbonato, anche se è già dentro il mio addensante perché ce l'ho messo io. Però mettiamone un altro pochino qua, tanto non penso che danneggerà il nostro slime. E se vedete questo video e lo state vedendo, vuol dire che non ha danneggiato, altrimenti non lo vedrete mai e non lo saprete mai. Una volta messo il bicarbonato, procederei con l'inserimento della gomma di guar. Non ho ben capito quanto ne serva. Noi intanto incominciamo con un cucchiaino e giro, cucchiaino e giro. Anche perché i video che ho visto ultimamente sono video vecchissimi di anche youtubers che non fanno più video di slime. Allora, già un pochino la consistenza dell'acqua è cambiata. Allora, nel frattempo, ho esagerato, vedi, nel mettere a fuoco questi pippolini sono rimasti qua, ma dopo lo andremo a ricolare e andranno tutti via. Comunque, nel frattempo io voglio andare a fare un paio di saluti. La prima che vado a salutare è Sbedebem, Claudia. Ciao Claudia. Allora, in realtà sembra tipo brodino che si mangia da cinesi. Io non lo so se ce ne andrà dell'altro. Ma che, ce lo mettiamo? Allora, o i grumi si formano quando il quantitativo va in eccesso e allora in automatico, non avendo più acqua, lui non si scioglie, e sarà anche probabile. La mia professoressa di biologia, se mi sta guardando, non mi ricordo più niente, anche se l'unica materia dove ero brava a scuola era proprio quella. Qual è la vostra materia preferita a scuola attualmente? Scrivetemelo nei commenti, sono veramente molto curiosa. Continuo a girare e una volta sciolto perlomeno il più possibile, no, tanto non si scioglieranno proprio, mi sa. A vedere un po' se si sciolgono con le manine. Intanto brucia, perché io ogni volta tocco gli slime. Non si toccano gli slime. Allora, ok. E vado a fare il secondo saluto. È Sbedebem, Eufenia. Ciao tesoro. Siete pronti ad assistere al macello più assoluto? Non so cosa succederà, ma succederà qualunque cosa in diretta con voi. Questo pezzo io ve lo velocizzerò, tanto è inutile che vediate io che giro il colino e che casca il prodotto dentro la caraffina.
Intanto finisco di fare questa cosa, ma tanto un pochino l'avete vista, perciò è inutile che vi tengo in mezzo su questa inquadratura oscena. Rivedrete tutto quando questo prodotto sarà dentro questo contenitore, lo andremo a colorare insieme, ad addensare insieme. Comunque tanto il risultato, quello che già va bene, è questo qua dentro. Spengo perché mi dà fastidio che voi vediate tutto questo casino. Ciao! Ok, eccoci tornati con tutta la postazione nuovamente pulita e l'ho colato. E intanto vi faccio vedere che ho messo eccessivamente troppa gomma di guar oppure non lo so, ma ci ho messo veramente un'eternità a setacciarlo tutto. Comunque si sta anche raffreddando. Speriamo bene, incrociamo le dita perché non lo so. Prima di andare a colorarlo, perché lo voglio colorare ovviamente, vado a fare il terzo saluto e saluto sbedabem Anita. Ciao Anita. E questo colorante lo dedico a te. Lo voglio andare a fare giallo. Ne metto pochino, ovviamente è il colorante della Progel, non lo so se ve lo metto a fuoco, ma tanto ve lo dico io, fidatevi. Vediamo come lo colora. Sì, carino, carino. Wow, guardate com'è bello. Abbiamo messo il colorante, quindi facciamo il quarto saluto e salutiamo sbedabem Laura. Ciao Laura. Ci siamo. Allora, è arrivato il momento di addensare. Per addensante io userò l'acido borico. Sappiate che non lo so cosa succederà, se funzionerà. Speriamo che non sia un fail. Io non so, non avendolo mai fatto, se va bene o no. Perciò voi, per qualunque cosa abbiate da dirmi su questo slime, scrivetemelo nei commenti, perché le critiche costruttive sono sempre ben accette. Però secondo voi va bene o ho messo troppo gomma di guar? Allora, mentre continuo a girare, anche se non so se funzionerà, se va bene. Sì. Oh, non appiccica, allora va bene. Vado a fare un altro saluto e l'ultimo saluto di oggi lo faccio a sbedabem Benedetta. Ciao Benedetta. Allora, questo è il mio primo ufficiale slime Jiggly. Però, essendo il mio primo Jiggly, io ora ho capito un po' di cose e sicuramente è da migliorare. E è da riprovare con molta meno gomma di guar. Poi non so cosa succederà quando anche questo slime, ovviamente come tutti, dovrà assestarsi, se diventerà trasparente. Non lo so, però per la prima volta io sono felice. Ma quanto è budinoso questo. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. Ciao a tutti. Slime Jiggly. Jiggly, Jiggly. Questo è un Jiggly.